Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti a casa mia, ben arrivati i nuovi iscritti. Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Erika e questa è casa nostra, non mia, dico sempre mia. Vabbè, sono possessiva, che ci vogliamo fare? Ed iniziamo subito con quelle che sono le mie pulizie quotidiane che tendenzialmente faccio quasi sempre al mattino, ma ci sono anche dei giorni, diciamoci la verità, che non ho voglia di fare nulla e non faccio assolutissimamente nulla. Quando mi alzo presto, la prima cosa che faccio è quella di togliermi il dente, quindi andare a fare il lavoro quello che mi pesa di più, ovvero stirare, come avete appena visto. Lo faccio per due motivi. Il primo è perché è la cosa che più mi pesa, quindi mi tolgo subito il dente. E il secondo motivo è perché, essendo presto, vado a fare i lavori quelli meno rumorosi, così da non andare a disturbare il vicinato. Finito con lo stiro, passo immediatamente al bagno. Parliamo della pulizia del bagno. La pulizia del bagno è una cosa che faccio quotidianamente, credo un pochettino come tutti, a parte quando ci sono quelle volte che non ho voglia di far niente, come vi ho appena detto. Spruzzo il mio detergente, io utilizzo questo in particolare, ma ognuno a casa sua è liberissimo di utilizzare quello che vuole. Però, vorrei fare due appunti. Partiamo dal presupposto che laddove, suppongo un pochettino tutti, per il bagno utilizziamo un prodotto detergente che va comunque sia a disinfettare, ragazzi, non abbiamo bisogno di 800.000 spugne, perché se uno più uno fa due, un detergente disinfettante vuol dire che disinfetta, quindi in automatico la spugna rimane sempre disinfettata. Ricordiamoci di far agire i nostri prodotti, perché laddove non li facciamo agire per un tempo dai 3 ai 5 minuti, è inutile spruzzarlo e andare a passare subito e sciacquarlo subito, perché altrimenti non avremo la fase igienizzante. Le lavatrici in casa normale non mancano mai, siamo in due, ma abbiamo la media di una lavatrice al giorno o una ogni 2 giorni, dipende un pochettino da quante volte usciamo, da quante volte ci cambiamo e soprattutto da quante volte si cambia mille. Finita con la pulizia del bagno, la mia camera rimane sempre lì, ferma a prendere aria, e ci dirigiamo verso il mio magnifico salotto. Vado a sistemare il divano, ovvero vado a togliere le copertine che mettiamo sopra, perché sapete che ho il terrore che mi si rovini, anche queste vanno sbattute e poi vanno rimesse a posto. Quindi semplicemente le piego e le faccio sparire per lasciare il divano senza copridivano. Un'altra cosetta che faccio, ragazzi, so che questa è una fissazione mia, è quella di andare sempre a cambiare i cuscini. Questo perché? Perché tendenzialmente, credo un po' come tutti, tendiamo a sederci sulla parte della chaise longue, la quale è ormai già quella più morbida rispetto al resto del divano, in modo che anche il cuscino dello schienale, appunto della seduta. Se è dello schienale, non è della seduta, Erika, va bene, ok, ci siamo capite. Non diventa troppo molle anche quello, quindi non so perché è diventata una fissa, li vado sempre a cambiare. E ci spostiamo in zona cucina e quello che facciamo, credo tutti, è quello di andare a svuotare la lavastoviglie che è stata fatta partire la sera precedente. In questo caso, nello specifico, questa mattina avevo il forno da spolverare, quindi non da pulire. Con il panno, quello che utilizzo per pulire tutta la cucina, sono andata a passarlo dentro al forno. Cerco sempre di spolverare il forno ad ogni utilizzo. Ieri sera,
In questo caso ci eravamo fatte la pinza, se non erro, quindi il forno non era sporco, ma aveva semplicemente quelle due o tre briciole di farina che sono andata a togliere. Come vi ho detto, alla fine di ogni utilizzo, ragazzi, cerco sempre di andare a pulire o spolverare il forno, quindi pulire laddove io lo macchiassi, laddove vado a fare, non so, il pollo con le patate che quindi schizza un po' di olio, allora lì sì, vado ad utilizzare un po' di aceto, un po' di bicarbonato o quello che mi capita, il detersivo dei piatti. Laddove fosse invece da spolverare, come in questo caso, semplicemente la spugna con acqua, perché sostengo e ritengo che non sia il caso di andare a disinfettare e sterilizzare quello che è il forno con quei prodotti chimici che ci sono in commercio. Sapete che ne sono contrarissima, quindi insomma io lo pulisco con i rimedi più naturali possibili, a parte il detersivo dei piatti, che quando lo utilizzo poi vado ad accendere il forno e lo lascio aperto per accertarmi del fatto che tutti gli eventuali residui di detersivo non rimangano dentro il forno e non vadano poi dentro al mio cibo. E per ultimo, in casa normale, sì, le pulizie si fanno al contrario, vado poi a passare l'aspirapolvere. Quella è una proprio delle ultime operazioni che faccio, per il semplice fatto che, come vi ho detto ad inizio video, non mi va di andare a disturbare i vicini, quindi soprattutto quando mi alzo presto, a maggior ragione che la vicina ha un bimbo di pochi mesi, e allora faccio il contrario praticamente. Alle volte prima lavo, tipo in questo caso il bagno è stato prima lavato e adesso sto andando ad aspirarlo. Mentre per quanto riguarda la cucina riesco a fare il contrario, perché ormai appunto non è più prestissimo, quindi vado per logica di ordine. Prima aspiro e poi lavo, e sì, passo anche sempre lo straccio, il mocio in questo caso, umido sopra il tappeto dopo aver passato l'aspirapolvere. E voilà ragazzi, e la mia casa è splendida, splendente, pulita e luccicante. Queste sono le operazioni che faccio io a casa mia tutti i giorni, tranne quando non ne ho voglia, come vi ho appunto detto per tre volte, ma ci tengo a sottolinearlo. Tendenzialmente queste pulizie di routine giornaliere, stiro a parte, mi portano via mezz'oretta o tre quarti d'ora quando decido di andare a rilento. Con questo video, ragazzi, spero semplicemente di avervi fatto compagnia, e ci tengo a ricordarvi e a precisare che io a casa mia faccio così, pulisco così, il mio tempo di percorrenza è questo, in quanto non ho figli, non ho il cagnolino da portare giù, non ho i figli da portare a scuola, non ho 800 tazze della colazione al mattino, ma ne ho semplicemente due. Ricordatevi che questi video di motivazione, di pulizia, ragazzi, servono A per tenervi compagnia, B per farvi prendere spunto. Ognuno a casa sua ha i suoi tempi, ha i suoi ritmi e fa quello che può, come può, quando può e come caspita vuole. Quindi ci tengo davvero ancora una volta a precisare, i video di pulizia servono per tenervi compagnia e prendere spunto, e non a dare l'effetto contrario, ovvero che è quello di scoraggiare. Ogni tanto mi capita di leggere dei commenti: ah, beata te, ma come fai, io non ce la posso fare, sono disperata. La differenza tra me e te che stai ascoltando e guardando questo video è che io ho più tempo di te, io non ho figli, io non ho animali e in casa siamo in due. Spero semplicemente che questo video vi abbia fatto un po' di compagnia, e se avete piacere, ragazzi, io vi aspetto alla prossima. Ciao!